Sarà la capolista la prossima avversaria della Pistoiese. Gli arancioni domenica affronteranno in trasferta la Carrarese per la 15ª giornata del campionato di Serie C. I gialloazzurri si trovano al primo posto con 27 punti, uno in più dell'inseguitrice Piacenza. Un bilancio fino ad adesso più che positivo quello della squadra di mister Baldini. 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Una rosa giovane ma con un attacco esperto. La coppia Tavano-Caccavallo ha segnato 25 reti complessive fino ad oggi, 13 il primo, 12 il secondo e non dimentichiamoci Piscopo a quota 5, Maccarone e Valente 2. Proprio di questo ha parlato il difensore arancione Luca Ceccarelli durante la nostra trasmissione Giovedì Sport. Ma sì, fa paura perché sono giocatori forti che hanno fatto una carriera importante e mi sembra che stiano bene ancora, sì, perché stanno facendo molto bene. Hanno la fiducia di tutti, hanno seguito un loro ex allenatore che se l'è portati a Carrara e poi comunque è la squadra che gira bene, perché comunque è dall'inizio settimana che guardiamo anche i filmati per cercare di prendere le contromisure. È una squadra che gioca molto in avanti, tutti in avanti, anche scriteriati, ma perché poi dopo, arrivando là davanti, ha dei giocatori appunto che riescono spesso e volentieri a finire l'azione, quindi poi dopo hanno il tempo di risistemarsi. Detto questo, prima sentivo parlare, anche col Piacenza sembrava proibitiva, è vero che giocavamo in casa, però abbiamo sfoderato un'ottima prestazione e abbiamo vinto. Quindi a volte ti capitano delle partite che sembrano proibitive in dei momenti magari particolari e riesci a tirar fuori tutto quello che hai perché ti stringi tutti insieme e riesci a fare un risultato importante. Credo che dobbiamo avere questo tipo di mentalità qua, perché altrimenti o a porte chiuse, a porte aperte o in trasferta, cioè potremmo stare anche a casa. Quindi loro sono forti, c'è il massimo rispetto con una squadra che in questo momento sta facendo bene, però anche personalmente il mio passato mi dice che tante volte ho ottenuto dei risultati con squadre più forti quando prima sulla carta non sembravano irraggiungibili. Quindi atteggiamento è quello che abbiamo sicuramente mostrato in queste partite qua, come ti dicevo prima, perché la squadra in campo c'è sempre stata, ha lottato, ha messo cuore. Domenica secondo me ha messo tanto cuore fino al 94esimo, all'ultima situazione di quella palla che passa davanti alla riga di porta. Quindi sicuramente dobbiamo partire da quell'atteggiamento lì visto in queste partite qui, e poi chiaramente dovremmo essere, rispetto a domenica ad esempio, più bravi qualora capitassero delle occasioni, essere freddi e essere bravi a buttarla dentro, perché poi è vero che in campo ci devi essere, devi combattere colpo su colpo, ma quando hai le occasioni in questo momento devi sfruttarle, perché andare in vantaggio o comunque segnare, è chiaro che la partita la indirizzi in un'altra maniera, e poi dopo tu come squadra riusciresti a difenderti anche abbastanza bene visto il momento. Quindi sfruttare al massimo le occasioni che capiteranno, stando attenti, massima attenzione ad ogni minuto della partita contro questa squadra. I precedenti fra le due squadre sono tantissimi. Pensando ad un recente passato, è impossibile dimenticare la gara del primo turno di playoff della scorsa stagione, quando la Carrarese annientò la Pistoiese con quel 5-0 che consentì ai marmiferi di passare il turno.